Siamo anche noi molto emozionati dai recentissimi risultati delle nostre nazionali, perché appunto veniamo da una sequenza di settimane in cui abbiamo trasportato la nazionale di basket in Serbia, dove ha vinto la qualificazione, e abbiamo ovviamente trasportato gli azzurri in giro per tutte le location dei campionati europei. E ovviamente il nostro contributo, ci piace pensare che sia legato al fatto che abbiamo offerto a questi passeggeri speciali, abbiamo offerto un ambiente di estrema sicurezza e comfort, per il fatto che operiamo questi voli applicando un protocollo cosiddetto COVID tested, in cui tutte le persone devono dimostrare di appunto non potenzialmente contaminare l'ambiente a bordo, e questo tipo di serenità noi pensiamo che, ci piace credere insomma, che abbia contribuito alla concentrazione, alla determinazione che serve agli atleti per raggiungere i traguardi che hanno appunto raggiunto in queste poche giornate. Tokyo è una cosa ovviamente più ancora significativa per noi, per due ragioni importanti. La prima è perché inauguriamo gli atterraggi nell'aeroporto di Haneda, che è l'aeroporto di città di Tokyo, un po' come dire il Linate della capitale giapponese, e questo è un grande comfort per tutti gli utilizzatori, perché è un aeroporto che sta a 20 km dal centro città rispetto ai 70 km dell'aeroporto di Narita, dove potevamo atterrare fino a prima di venerdì scorso. Ovviamente abbiamo applicato anche qui il protocollo dei voli COVID tested, che è stata un'esclusiva mondiale dell'Italia, perché siamo stati la prima compagnia al mondo a lanciare questo protocollo di servizio.